Grazie a Dio, che se tutto va bene, Sì. un bel trasferimento in Sardegna non te lo leva nessuno. No, no, no. In Sardegna ci è mandato qualcun altro, anzi, se la trovo, ecco, vi riconsegno l'arma. Io me ne torno al paese. Tanto le madonne non le vendo qua, non le vendo là. Ma almeno c'è un'aria pulita. E quando fa caldo mi schiaffo sotto un albero e mi sento un padre eterno. Scusate. So io, professor, Settimio, il garzone del macellaro. Ah, vieni. Buongiorno, Settimio. Siccome la signora gli è morto il cane, io volevo dire se voleva questo qua. Guardi che è de razza. Non glielo metto niente, tanto l'ho trovato. Molto gentile. Vieni, entra. È permesso? Vieni, vieni. Di qua. Bella casa. Ti piace? È proprio forte. È una vecchia casa che abbiamo rimesso a posto faticosamente. Delia? Delia? Sì? Settimio, molto gentilmente, ha pensato di regalarti questo cane per consolarti della perdita di Kiss. Grazie. Ma lo sai che ho giurato di non tenere più cani in casa? Eh già, è stato un tale dispiacere per lei la perdita di Kiss. E mi dispiace. Io a lei avrei dato proprio volentieri. Grazie. Aspetta, perché non offriamo qualcosa a questo simpatico ragazzo? Ma non so, Enrico, a quest'ora. Perché no? Un digestivo, un liquorino. Cosa prendi? Accomodati, prego. Grazie, non vorrei Oh, disturbare. figurati, cosa prendi? Ma quello che vuole lei. Ti dispiace, Delia? Magari un po' di grappa, eh? È molto che fai il macellaio? Da quando sono nato. Bravo, allora ormai sei un macellaio di razza. Proprio di tradizione, tu non bevi? Almeno per tenerci compagnia. Non è vero, Settimio? La compagnia di una bella donna non guasta mai. Delia, perché non ti siedi, eh? Salute. Ah, salute, professore. E anche alla sua, signore. Ma lascia perdere il professore, la signora, che stiamo a Palermo qua. Stiamo a Trastevere, no? Io mi chiamo Enrico, a lei si chiama Delia. Piacere, Rodoletti Settimio. Alla tua salute, Settimio, e di questo magnifico quartiere. Grazie. Anzi, lo sai che ti dico? Dammo sedere tu, tutti. Io, te, lei. Del resto è il tuo romano di Cesare e di Cicerone. Noi siamo venuti apposta ad abitare in Trastevere, sai, proprio per liberarci da certe formalità, certe ipocrisie di un ambiente dal quale faticosamente siamo riusciti ad evadere. Non è vero, Delia? Quello Sì, certo. che è bello di qui, di Trastevere, di questo cumulo di tuguri che trasudano storia, è proprio questa sua calda, confidenziale, direi sensuale umanità. Oh, con tutti i suoi vizi e difetti, badiamo bene, ma onestamente chi non ha vizi scagli la prima pietra. Non irasceturus sapiens peccantibus. Ma con la differenza che qui nessuno si scandalizza, Delia. Nessuno ti condanna. Sai perché? Perché sono un popolo antico, che sa tutto. Ha vissuto tutto. E perdona tutto, perché ha capito tutto. Ah sì, la bellezza nostra è che siamo come siamo. Sentita, Delia, sentita la bellezza e la purezza di questa espressione pur nella sua arcaica semplicità, eh? Semo come semo, ma non trovi che è favolosa? E Sì, è molto bella. guarda, guarda il profilo di questo putto michelangiolesco. Un profilo da medaglia, da scultura greca, da imperatore.
Questo è vero. Un fo' per di, ma per davvero sono romano de 7 generazioni. Che bravo. Perché non ti siedi sul soffà, eh? Stai più comodo. E poi mi fa piacere vederti vicino a mia moglie. Va. Ma cos'è? Non ti piace? Certo che mi piace, ma lo sai che sono un po' timida. Ci dovevo dar professore. Proprio a me mi dovevi capitare. A sora regina, o volete sto cane? E che fa anche a pagani? O vo piato o butta a fiume. Ah, ma che c'hai oggi, te rode? E uno un po' mica essere sempre allegro. Allora che fanno? Per mantenimento non vi preoccupate, ci penso io. Allora lascerò un po' lì. Tenetevelo da conto. C'è qualche vizietto, ma è bravo. A Biancaneve, levate da mezzo! L'osso del collo! Ma sora regina, che ci avete paura di morire? E te credo, con tutti i soldi che c'è al piso. Ma chi li lascerete quando morite? A cooperativa Fide Mignotte. Vedi, oh, si è fatta pure il cane. Facci su, in due minuti mi ha già pisciato sulle scarpe. Voi volete comprare? Voi metto poco. Sì, e che gli damo da mangiare? Le citazioni. Siamo venuti piuttosto per dirvi, voi che ci avete un sacco di conoscenze, siccome ci siamo messi per conto nostro. Se ci fosse qualche forestiero che volesse ripulire casa. Lavoro perfetto, prezzi miti, massima puntualità. Con noi lo sapete, non ci fate brutta figura davvero, eh. Piatevi qualche birra. Sì, dai. E datevi da fare, che si vi è bene, ci scappa qualche cosa pure per voi. Sì, capita. Salute, sora regina. Salute. L'importante è che se famo con uno. Ah, e a sorella mia, ma che fate? Vanni sconnete? E perché mi avrebbe da nisconne? Oh, Giorgio, com'è cresciuto. Avete visto che cristone? Pensate che mi ha fatto 16 anni a marzo. Pensa un po' che Dio benedica. Ma com'è che non vi siete più vista? Che vi è successo? Lasciatemi perdere che c'ho più guaio che Cristo in croce. Che gli avrò fatto al Padre Eterno poi. Vi sarete scordate che c'è pure la Madonna. Sì, c'è, deve essere stata una grande... No! Se volete biastimare, andate in qualche altra parte. Dite bene voi, lo sapete che Nino mio ha avuto la chiamata di Coreo, se tutto va bene si becca 2 anni. Che ci volete fare? Porte dalla galera si aprono e si chiudono. Mi dispiace soprattutto per quella ciurcinata dalla moglie. L'altro ieri ha fatto un mese che si sono sposati. Sta buono, Giove. Scusate, sora regia, è proprio un bambinone. Niente, niente. 2 anni non sono mica tanti, si la mette in frigorifero e si mantiene. Beata voi, sora regia, che aveva sempre di scherzare. E che ve la volete via? Lo sapete che si campa una volta sola? E male pure. Lo sapete che al marito della sora Cesira gli hanno scoperto un tumore? E perché a figlia di Gertrude non gli hanno trovato salvo ognuno la leucemia? Certo che passata la ventata della gioventù la vita è proprio un gran purgatorio. E questo bisogna raccomandarsi alla madonnaccia. Perdonatemi. È tanto buono, ma è tanto vivace. Lo vedi come sei cattivo? No. Ma mamma si mette a piangere. No, so buono io, so buono. Scusate, meglio che se ne andiamo. State, state. Dicevo, è per questo che bisogna ricomandarsi alla Madonna. A proposito, lo sapete che si parte domani a mattina? Domani? Con ste fregne che c'ho per la capoccia. Proprio perché ci avete le fregne, sennò da Madonna che ce se va a fa? E poi, se non mi sbaglio, ho pure 3 o 4 quote da pagare. Veramente le quote sono 5. Però per questo non vi state a preoccupare. La Madonna vede... E provvede. Ora di che ci penserò, intanto vi ringrazio. E di che, da carrozza? Ah, non vi scordate che ci sono le devozioni? Non dubitate, è pensiero mio. Sora regì, domani alla Madonna ci potrebbe venire pure io. Ma venire a fa che? Così, per curiosità.
Saluta, sora regina. Figlio mio, io per me te ci porterebbe pure. Ma bisogna sentire l'altre. La nostra è una società. E poi siamo tutte donne. Oh, pazienza, senza pochi se ne frega. Ma rincresce, figurati io quando si tratta di salvare un'anima, ti pare che... Ma quale anima? Pensate alla vostra che ci avete un parmo di pelo sopra. Io più che altro venivo per farmi due risate.